Sì, si tratta di tre progetti diversi eh, che hanno sfruttato metodologie scientifiche diverse, ma che hanno un filo comune. E il filo comune è l'innovazione, come le tecnologie digitali possono essere messe al servizio della pubblica amministrazione e delle persone specialmente. E I tre progetti avevano diciamo, eh, diversi versanti come punti di osservazione. Il primo riguarda il nudging, e cioè il tentativo di spingere alcune persone verso il lavoro attraverso strumenti diciamo di stimolo comportamentale. Eh, abbiamo trovato che per utenza molto fragile strumenti di questo tipo non sono soddisfacenti e quindi occorre che le politiche del lavoro si muovano nell'ottica di una presa in carico rafforzata e integrata. È dunque indispensabile per le persone che hanno maggiori fragilità e maggiore distanza dal mercato del lavoro intervenire con strumenti che non sono in prima battuta tecnologici e digitali, ma che sono in prima battuta proprio legati alla presa in carico personale. Il secondo progetto invece aveva ad oggetto la novelty, cioè la propensione al cambiamento, alle modifiche da parte della stessa organizzazione, quindi un progetto di natura organizzativa che ci ha portato a guardare un po' l'altra faccia della medaglia, quindi il personale che opera nelle strutture, nei nostri centri per l'impiego, nella nostra agenzia, per vedere quanto è forte la capacità di stare nei processi di cambiamento e di innovazione. I dati sono interessanti perché mostrano una uh, serie di elementi che ci fanno dire che il personale è senz'altro alla frontiera, è senz'altro in difficoltà perché l'utenza è fragile, perché l'utenza dei disoccupati, perché il mercato del lavoro pone problemi di grande rilievo, ma allo stesso tempo è un personale che ha una forte propensione al cambiamento, più di altro personale che ha occupato in mansioni analoghe all'interno della stessa struttura pubblica e questo è un dato di grande valore. Il terzo, <coughs> E ultimo progetto, è un progetto che ha messo eh, insieme diversi tasselli delle esperienze europee eh, cercando di calarli nel contesto della nostra provincia e qui sì davvero le tecnologie digitali mostrano un potenziale eh, di costruzione di percorsi di cambiamento particolarmente indicati per la categoria dei cosiddetti ready to work cioè quelle persone che sono molto vicine al mercato del lavoro sono appunto pronte al lavoro e rispetto alle quali l'approccio è proprio quello di essere eh, dal punto di vista amministrativo digital first cioè pensare a Servizi che sono anzitutto e prima di tutto digitali, e poi in una seconda fase si trasformano in servizi più personalizzati, di presa in carico, diciamo di maggiore orientamento verso la dimensione del rapporto personale. Quindi strategie diverse, strumenti diversi che ci consentono di fare dei passi avanti, credo significativi, guardando al prossimo futuro.